La forza di promozione umana e sociale del messaggio cristiano risalta in modo particolare nella storia di Timor orientale. Lì la Chiesa ha condiviso con tutto il popolo il processo di indipendenza, orientandolo sempre alla pace e alla riconciliazione. Non si tratta di una ideologizzazione della fede, no. La fede che si fa cultura è la fede che si fa cultura e nello stesso tempo la illumina, la purifica, la eleva. Per questo ho rilanciato il rapporto fecondo tra fede e cultura, su cui già aveva puntato nella sua visita a San Giovanni Paolo II. La fede va inculturata e le culture vanno evangelizzate. Fede e cultura. Ma soprattutto io sono stato colpito dalla bellezza di quel popolo. Un popolo provato ma gioioso, un popolo saggio nella sofferenza, un popolo che non solo genera tanti bambini, ma c'era un mare di bambini, tanti, che non solo genera tanti bambini, ma insegna loro a sorridere. Non dimenticherò mai il sorriso dei bambini di quella patria, di quella regione. Sorridono sempre i bambini lì, e ne sono tanti. Insegna loro a sorridere quella fede, e questo è una garanzia del futuro. Insomma, a Timor orientale ho visto la giovinezza della Chiesa, famiglie, bambini, giovani, tanti seminaristi e aspiranti alla vita consacrata. Io vorrei dire, senza esagerare, ho respirato aria di primavera lì. Ultima tappa di questo viaggio è stata a Singapore.